Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno. Allora, i ragazzi sono pronti? Di solito il question time si fa in un'altra adesso cornice. Adesso te prendere in giro la palla a mano, dopo ne parliamo un attimo. Bene, la prima domanda, vai ragazzi. Buongiorno a tutti, salve ministro. Buongiorno. Io mi chiamo Anna. Volevo farle questa domanda. Come lei sa, i dati sulla disoccupazione giovanile sono molto alti, anzi forse la crisi ha colpito più di tutti noi. I dati recenti mostrano che in realtà sono le classi più adulte adesso che appunto stanno tornando ad essere occupati. Come fare invece per noi giovani, quindi neolaureati? Cosa avete intenzione di fare? Cosa pensa lei di fare? Ma io credo che sia del tutto chiaro che oggi il grande problema del nostro paese è prima di tutto questo, l'occupazione dei giovani. È calata perché i numeri dicono che sta diminuendo, anche gli ultimi, quelli di ieri l'altro, ci hanno confermato che sui nuovi occupati il 50% sono giovani, ma non possiamo certo dire che siamo a posto perché abbiamo ancora una disoccupazione giovanile verso il 40%. Però c'è un primo dato, io credo che le politiche per l'occupazione dei giovani stanno prima di tutto nelle politiche generali, o cresce l'economia, o nascono delle imprese, o crescono le imprese che ci sono, altrimenti non c'è nessuna politica che puntualmente può affrontare e risolvere questo problema. Quindi qui c'è da fare una prima riflessione. Questo paese deve tornare ad innamorarsi delle sue imprese. Io continuo a sentirmi dire, ministro, voi puntate troppo sulle imprese per la crescita. Domanda, su chi cavolo dovremmo puntare sulla crescita? Questa è una cosa che mi sembra... Mi dicono, ma voi fate una cosa utile all'impresa, che parrebbe significare dannosa ai lavoratori. Ma in quale libro l'avete letto voi sta roba, che se una cosa aiuta l'impresa fa del male ai lavoratori? Io non l'ho mai trovato un libro che dica sta cosa qui. Quindi facciamo delle buone politiche per la crescita, poi dobbiamo fare delle buone politiche che aiutino i giovani a fare esperienza, ad avere una occupabilità. Questo è quello che stiamo facendo, lo facciamo con Garanzia Giovani, lo facciamo con iniziative per promuovere nuove imprese. Quindi politiche generali per la crescita e azioni dirette per i giovani. Grazie Ministro, speriamo. Bene, la prossima domanda. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco, buongiorno Ministro. Buongiorno. Ho 25 anni e vengo da Paternò in provincia di Catania. Allora Ministro, la domanda è questa. Il programma Garanzia Giovani ha avuto tante critiche, e tra l'altro anche da alcuni miei amici. Vai lì, se non fai questa domanda non torni vivo in Sicilia, quindi la devo fare. Falla. Ecco. E cosa ne pensa lei? Cioè, qual è il modo per cambiare l'idea che c'è in giro per l'Italia? Cioè, è veramente scadente il programma Garanzia Giovani? Grazie. No, io direi di no. Mio nonno, io vengo da una famiglia di contadini, eravamo in 16 in famiglia, mio nonno diceva, guarda che se vuoi vedere l'arcobaleno deve sopportare la pioggia. E io so che se voglio vedere il risultato debbo sopportarmi le critiche quando sono giuste e anche quando non sono giuste. Garanzia Giovani è un programma importantissimo. Intanto, nella storia di questo paese, quando un ragazzo finisce gli studi, lo interrompe e decide di lavorare, il problema è il suo e della sua famiglia. Non c'è mai stato nessuno che avesse il compito e la responsabilità di accompagnarlo in qualche maniera. Garanzia Giovani è il primo programma della storia d'Italia che dice ad un ragazzo, se vuoi vieni qui, ragiona con noi, ti diamo una mano. Beh, intanto prendiamo tre numeri che una cosa la dicono. Sapete a quanti siamo arrivati? Quanti sono i giovani italiani che si sono registrati? Cioè non giovani a cui abbiamo mandato una lettera, che quello è facile, basta la mail. Giovani che si sono alzati dal loro divano, dalla loro tavola, dal loro letto, si sono messi davanti a un computer, hanno aperto, letto quattro pagine, compilato tutti quanti i campi e cliccato ci voglio essere. Siamo a 900.000. Avete presente 900.000? Beh, metteteli in fila, uno un metro dopo l'altro, si va dalle Alpi alla Sicilia con 900.000. 900.000 giovani che hanno scelto di esserci, è un clamoroso risultato. Poi ne abbiamo 550.000 che sono già stati chiamati dai centri per l'impiego e dalle agenzie per fare un colloquio, per registrarli. Altra risposta, quando siamo partiti ci hanno detto i centri per l'impiego in Italia non funzionano, quindi voi non farete mai niente.
chi diceva questa cosa aveva ragione, però bisognerebbe essere onesti e dire: in Italia quanta gente c'è che lavora nei centri per l'impiego? Da 7 a 8 mila. Quanti ce ne sono in Francia, in Inghilterra, in Germania? Da 70 a 80 mila. La colpa è di quelli che lavorano nei centri per l'impiego o di quelli che non hanno mai fatto la scelta delle politiche attive in questo paese e non ci hanno mai investito un euro? No, perché altrimenti trovare la colpa è uno sport nazionale. Te incontri uno, invece di cercare la soluzione, cerca la colpa. A me della colpa non me ne frega niente, a me cerca, mi interessa trovare la soluzione. Quindi 540.000 giovani presi in carico, 250.000 che hanno già avuto una proposta per fare un tirocinio. Va tutto bene? No, ma noi lavoriamo in questa maniera. Proviamo a fare le cose, le verifichiamo. Garanzia Giovani è il primo progetto nella storia di questo paese che è come una goccia d'acqua. Tutte le settimane pubblica un report che dice quanti sono i giovani registrati, in quale regione, quanti sono andati a fare una cosa, eccetera. Ma vi sembra normale? Guardate che in Italia questa cosa non l'ha mai fatta nessuno. La rendicontazione ai cittadini di quello che stai facendo è un atto di democrazia fondamentale, anche perché io tutti i giovedì voglio sapere cosa succede il venerdì e il mio direttore lo sa. Quindi dover rendicontare è un modo essenziale per fare bene le cose. Poi l'abbiamo cambiata. Garanzia Giovani aveva una serie di problemi. Noi abbiamo deciso di fare una cosa, cambiarla. Cambiarla e cambiarla, migliorandola tutta la volta che abbiamo avuto l'occasione per farlo. Cito l'ultimo caso. Sì. Abbiamo fatto un accordo con Google su un programma che si chiama Crescere in Digitale. Abbiamo ormai 40.000 giovani che sono entrati in questo progetto e che serve a fare in modo che questi giovani vadano in aziende italiane, piccole o piccolissime, che alla domanda voi pensate di avere da guadagnare qualcosa dal web, la rete, eccetera, hanno risposto no, non ce ne frega niente. Il 40% delle imprese italiane ha detto che con la rete non c'entrano. Ma dove andranno queste aziende senza poter usare questa strumentazione? E allora noi abbiamo fatto un programma insieme a Google che farà sì che 3.000 giovani al primo giro e di più dopo faranno gli evangelizzatori digitali, andranno dal piccolo artigiano che è bravo a fare il suo mestiere, perché gli italiani l'intelligenza l'hanno nella punta delle dita, nei polpastrelli, perché noi abbiamo imparato lungo la vita a fare le cose, e allora dobbiamo mettere insieme la grande abilità dei nostri artigiani con la grande capacità dinamica e intelligenza dei nostri giovani. Garanzia Giovani è questo, bene. Un grande contenitore di opportunità. Io credo che faremo molto bene. Ministro, non bisogna rispondere a tutte e quattro le domande insieme, bisogna rispondere una per una, è un question time, se ce la facciamo stare contenuti nei tempi, la ringrazio molto. Allora, posso ringraziarlo anche io da sindaco, perché grazie a Garanzia Giovane, io la settimana scorsa ho accolto quasi 100 ragazzi entusiasti di contribuire nella pubblica amministrazione. Grazie. Bene, la terza domanda, prego. Buongiorno Ministro, buongiorno a tutti, io sono Mattia, vengo da Forlì. Sono molto contento di poterle fare questa domanda perché sono stato assunto da poco, da aprile a tempo indeterminato grazie al Jobs Act, e in azienda sento spesso, soprattutto i miei capi che si occupa di recruiting, lamentarsi a volte di non riuscire a trovare dei giovani che hanno caratteristiche o competenze che l'azienda effettivamente sta ricercando. Il governo pensa di fare qualcosa lato università o inserimento al lavoro su questo tema, o è un tema che non toccherete? Grazie. Questo è sicuramente uno dei temi che abbiamo cominciato ad affrontare. La vicenda che è già stata qui rappresentata dell'alternanza scuola-lavoro, del rapporto tra impresa e scuola, formazione, conoscenza. Io incontro tante persone che fanno il lavoro del reclutamento e della selezione del personale e mi dicono: Ministro, noi quando incontriamo un giovane siamo interessati, uno, a sapere chi è e due, a sapere cosa sa. Quindi noi abbiamo bisogno di costruire questo insieme, la capacità di dialogo, di relazione, e la capacità, la competenza sul piano specifico. Tenete conto che su questo non siamo ancora arrivati a capolinea, anche qui c'è un problema culturale. Noi veniamo da una storia secondo cui si impara a scuola, invece si impara in un sacco di posti, si impara a scuola ma si impara anche da molte altre parti. E l'Italia però è un paese fatto così, l'Italia è il paese del sì però. Sì però, e il però sono 10 giri di filo spinato intorno al sì, e quando hai finito di dire
qual è il però, non ti ricordi più se il sì era sì e se il sì era no. A Imola siamo abituati a dire che non si può rimanere parzialmente incinta, quindi bisogna decidere se ci rimani o non ci rimani. Allora, noi vogliamo della gente che è capace di stare nella relazione con l'impresa, la maniera per farlo è fai un'esperienza, vivi, conosci, stai in relazione e poi studia e poi prendi dei bei voti. Avrai un futuro, questo è quello che noi vogliamo comunicare e stiamo lavorando molto su questo versante. Grazie mille. Prego, la quarta e ultima domanda. Sì, grazie Ministro, ciao a tutti, sono Marco. La mia domanda è, ma noi abbiamo parlato oltre che di occupazione, di occupabilità dei giovani, anche di impresa. Ecco, ma per quelle imprese create da giovani, per quei giovani che invece di cercare un lavoro provano a crearselo, cos'è che il governo può fare e cosa ha in programma di fare? Grazie. Ma io credo che questa sia una delle cose più belle e più interessanti che io sto vedendo in questo periodo. Incontro tantissimi giovani, anche dentro il programma Garanzia Giovani, che mi dicono io non voglio cercare un lavoro, io ho un'idea, voglio farmelo il mio lavoro e noi vogliamo dare una mano a quei ragazzi lì. Guardate, questa non è una vocazione molto forte nel nostro paese, eh? Nel nostro paese noi non abbiamo una buona idea del successo. Se uno fa successo e chiedi a qualcuno, hai visto quello lì, gli è andata bene? La prima cosa che ti risponde è, avrà pagato le tangenti. La seconda è, avrà rubato. La terza è, avrà sfruttato i suoi. La quarta è, avrà ereditato. Dici te che ce n'è uno che dice, sarà stato bravo? Ma guardate che noi bisogna che ce la mettiamo in testa, che quelli che fanno il risultato, prima di tutto, sono quelli che sono bravi e noi dobbiamo stare di fianco a quelli che ci provano, non dobbiamo metterci dietro l'albero e dire guarda quel pistola, adesso ci prova, va a sbattere e guarda che alla fine ci è andato a sbattere. Noi dobbiamo voler bene agli scout, a quelli che ci provano, perché aprono una strada e su quella strada noi cammineremo con più sicurezza domani, dobbiamo cambiare la testa, fare le leggi è facile, è la testa che è una roba complicata da smontare e rimontare. Quindi noi dobbiamo lavorare molto sul piano della cultura, sul piano dell'idea dell'impresa. Noi stiamo facendo cose importanti. Dentro Garanzia Giovani a gennaio partirà un programma che si chiama Self-Employment. Finanzieremo da 5.000 a 50.000 euro ad ogni giovane che vuole mettersi in proprio, vuole provare la sua idea. Senza interessi per 7 anni. Niente fondo perduto, perché i soldi gratis sono tossici. Danno delle cattive abitudini, quindi noi glieli prestiamo e glieli prestiamo senza interessi e li aiutiamo a provarci, gli stiamo a fianco, ma loro debbono sapere che se la collettività gli ha dato una mano, loro si debbono sentire impegnati a restituire alla collettività quello che la collettività gli ha dato. È una roba banale, ma nella nostra storia non abbiamo mai fatto così e dobbiamo cominciare a farlo. Io credo che questo sia il tema che abbiamo davanti. Allora, questo è, dal mio punto di vista, guardare al futuro. E io credo che noi dobbiamo guardare al futuro, perché è lì che stiamo andando, quindi bisogna che ci pensiamo davvero. Grazie. Grazie. Grazie al ministro Giuliano Poletti. Grazie.